Quali sono le ottiche che possiedo e che utilizzo per portare a termine i miei incarichi fotografici? Questa è una domanda che mi avete posto molto spesso, per cui oggi sono qui a fare un video per mostrarvi tutte le ottiche che utilizzo nei miei lavori. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia. Nel corso di questo video andrò a mostrarvi tutte le ottiche che utilizzo per portare a termine i miei lavori e, perché no, anche per divertirmi a scattare per me stesso, e andrò anche a spiegarvi per cosa le uso e a spiegarvi perché le ho scelte. Prima di cominciare vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, che potete seguire il canale in maniera del tutto gratuita cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella in modo da non perdervi le notifiche, lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che ne vedremo delle belle. Cominciamo con l'ultima arrivata, questa è la RF 14-35mm, stiamo parlando di un'ottica full frame che in questo caso è innestata sulla mia Canon EOS R, una fotocamera di Canon appunto full frame. È un'ottica con cui mi sto trovando abbastanza bene, è un'ottica che sto utilizzando per paesaggio, viaggi, foto d'interni, occasionalmente fotografia industriale, anche se ancora non l'ho ben fatta entrare nel circolo della fotografia industriale. Diciamo che per il momento, questo è il suo cappuccio, per il momento la sto utilizzando moltissimo per fotografia di interni e un pochino per fotografia di viaggio. L'ho utilizzata per fare qualche scatto architettonico, però è ancora per me una lente abbastanza nuova, quindi la sto introducendo man mano in tutti i vari shooting che vado a fare. È una lente che mi piace, anche se vi lascio la recensione che ho già postato sul canale, ve la lascio linkata qui in card, perché è una lente che nonostante sia bella e mi dà alcune soddisfazioni, è una lente che ho trovato veramente piena di difetti, specie considerato la cifra che chiedono per portartene a casa una. Ciò nonostante, devo dire, una cosa che mi piace molto di questa lente è la resa per fotografia notturna con il diaframma chiuso. Le stelline che si vanno a creare quando noi andiamo a stringere il diaframma sono una caratteristica di questa lente che mi sta piacendo veramente tanto. Ovviamente è una lente molto nitida, quindi da quel punto di vista non ho nulla di cui lamentarmi. Non ci allontaniamo troppo e vi presento un'ottica di cui ho già parlato sul canale, la meravigliosa Canon EF 16-35, una lente che io adoro, è veramente entrata nel mio cuore questa lente. Questa è la lente che ho usato di più in assoluto in tutta la mia vita e mi piace veramente tantissimo. L'ho utilizzata proprio in questi giorni per fare fotografia di interni e non mi ha fatto rimpiangere il 14-35, ma proprio per niente. Questa è una lente con pochissima distorsione, con una precisione, una nitidezza da bordo a bordo veramente sorprendenti. Si tratta, queste due prime lenti che vi faccio vedere sono due lenti sostanzialmente uguali, sono due lenti grandangolari con un'apertura di f4 con lo stabilizzatore, per cui sono lenti abbastanza omologhe come fascia, sia come lunghezza focale che come apertura. Io ce le ho tutte e due e non mi separo certo da questa perché è arrivata la nuova versione, perché questa per molti versi è una lente migliore, nonostante costi la metà del 14-35. È una lente che io reputo migliore perché appunto non ha distorsione, secondo me è più nitida, ha una nitidezza che è anche superiore, quindi è una lente da cui assolutamente non mi separo. Qui la vedete innestata sulla Canon EOS 6D, una fotocamera che io adoro e con cui ho realizzato uno shooting nella città di Torino proprio settimana scorsa, e una combinazione fantastica. Fatemi sapere in un commento se volete vedere il risultato di questo shooting sul canale, perché ho tutte le immagini in lavorazione, posso portarvi qualche esempio, farvi vedere come ho lavorato in questo caso, perché è stato uno shooting più complicato del solito. Carrellata di mostri sacri e anelli rossi, qui abbiamo Canon EOS 5D Mark IV con la bellissima 24-105 serie EF, seconda versione, quindi una lente che è stata upgradata, non vi so dire esattamente in cosa, ma io mi ricordo che anni fa avevo comprato il 24-105 serie L, prima versione, e non mi aveva fatto impazzire, tant'è che dopo pochi mesi di utilizzo l'avevo sostituita con un'altra lente che era il 24-70, di cui parleremo dopo. Devo dire che mettendo le mani su questa seconda versione mi sono trovato decisamente meglio, hanno corretto tutte le cose che sulla prima versione non mi avevano convinto, quindi questa è una lente molto più nitida, con meno distorsione, con meno vignettatura, un'ottima ottica con cui mi trovo veramente molto bene, la utilizzo prevalentemente in studio, perché un'ottica di questo tipo con una focale da f4, un'ottica che dovrebbe essere un po' dinamica, uno zoom di questo tipo dovrebbe essere un tuttofare, ma partendo da f4 mi viene un po' scomodo in molti contesti che richiedono del dinamismo, per cui la uso esclusivamente in studio o comunque in situazioni di luce controllata dove quell'f4 non mi pesa. Ovviamente abbiamo una bellissima escursione che va da 24 a 105, questa è la lente con l'escursione focale più ampia di tutto il mio parco ottiche, ed è un'ottica
un'ottica che mi piace avere in studio, perché la possibilità di passare da 24 se vogliamo fare figura intera a 105 se vogliamo fare ritratto super close up o foto prodotto comunque super close up è una cosa di cui non voglio assolutamente privarmi. Unita al meraviglioso sensore di questa fotocamera restituisce delle immagini nitide e di grande impatto. È meraviglioso come ti accorgi delle cose solamente quando le guardi per davvero. Stavo per farvi vedere il RF 24-105, quindi un'altra ottica identica a quella che vi ho appena mostrato, però questa qui è la serie RF, quindi è l'ottica che andiamo a montare su fotocamere mirrorless di ultima generazione. Ha fondamentalmente le stesse identiche caratteristiche di cui abbiamo già parlato con la lente precedente, solamente che questa è una lente un pochino più piccola, un pochino più compatta, non più leggera, perché comunque come peso siamo lì. Ha comunque un'ottima costruzione, è sempre una lente di serie L, in più rispetto alla sua sorellina maggiore ha l'anello di controllo qui sul frontale dell'obiettivo che ci permette di aggiungere un'ulteriore funzione alla lente, quindi ci permette di andare a controllare gli ISO piuttosto che il bilanciamento del bianco. Scegliamo noi che cosa andare a controllare con quest'anello, e mi sono reso conto adesso nel tirarla fuori che c'era una ditata proprio qui sopra al filtro ND che avevo montato sopra la lente, quindi sono andato a pulirla prima di mostrarvela, non che ve ne sareste accorti, perché da lì una ditata qua sopra di certo non la vedete. Questa è un'ottica che ho fatto molta fatica ad acquistare, perché quando uscì non si trovava, non c'era nei negozi, quindi ho fatto veramente molta fatica a procurarmela, fra l'altro in un periodo in cui le componenti scarseggiavano in maniera particolare, quindi era molto difficile procurarsi la strumentazione. Sono riuscito ad averla e adesso la stavo tenendo smontata nella borsa, perché è un po' che non la uso, in realtà devo dire colpevolmente è un po' che non la uso, ma perché è veramente pesante. È un'ottica che normalmente utilizzerei per foto generiche, per fotografia in studio, ma anche per video, siccome funziona su mirrorless e io la mirrorless la considero prevalentemente una videocamera. Stessa tipologia di lente è quella che vedete montata sulla mia meravigliosa Canon EOS R7, che qui vedete nella versione riggata con il Black Mamba di Small Rig. Vi lascio in card il video spacchettamento di questa Small Rig, di cui sono molto contento e che mi permette di fare tante cosine in più, quindi avere la camera riggata è una cosa che ha sempre il suo perché, inoltre migliora a mio parere anche il grip perché la rende un pochino più grossa. Cosa c'è da dire su questa lente? Assolutamente nulla, è esattamente uguale alle tre che abbiamo già visto in precedenza. L'unica differenza è che ha la focale variabile, in quanto è una lente un pochettino più economica. A me non frega assolutamente niente, perché tanto la uso prevalentemente a F8 in una condizione di studio di luce controllata. Procediamo con quella che per anni e anni è stata la mia prima e in certi momenti anche unica camera. Questa qui è di nuovo la Canon EOS 6D con montato il 24-70 prima versione, quindi una lente storica. Questa è la lente che sono andato ad acquistare quando mi è venuta l'insoddisfazione del 24-105 prima versione, quindi sono andato a prendere questa lente e questa l'ho tenuta, non l'ho mai più cambiata perché mi piace veramente tanto. È un'ottima ottica. Se vogliamo trovare le due difetti, vabbè, non è stabilizzata e ha lo zoom al contrario, quindi nel momento in cui zoomiamo in avanti stiamo usando il grandangolo, nel momento in cui zoomiamo indietro stiamo usando il 70 mm. Quindi questa cosa è strana, si fa fatica ad abituarsi, inoltre ha un'escursione che è tanta, a me non piace avere tanta escursione sul frontale della lente perché mi sbalestra tutta la composizione e talvolta mi sbilancia anche la fotocamera se la sto usando su un supporto che magari viene bilanciato in un certo modo, come può essere un gimbal o cose del genere. È una lente molto pesante, le lenti una volta le costruivano in un certo modo e questa qui forse è la lente più pesante che ho nel mio parco ottiche, non le ho pesate ma è possibile che sia la lente più pesante che ho in assoluto. È una soddisfazione incredibile tenerla in mano, montata su un corpo macchina di dimensioni decenti come Canon EOS 6D, dà veramente una gran bella sensazione. Inoltre le immagini che si ricavano sono favolose, è molto molto nitida, soprattutto al centro, sui bordi non è nitidissima, però comunque è un'ottica che se la cava. È l'ennesima ottica con l'anello rosso, quindi stiamo parlando comunque dei top di gamma di casa Canon almeno di qualche anno fa. Una lente come questa è letteralmente un tuttofare, nel senso che ci si può fare un po' di paesaggio, ci si può fare fotografia di interni, di architettura, ci si può fare sport perché comunque F2.8 è una lente veloce, si può fare ritratto sia in studio che in esterna, ci si possono fare eventi, concerti, matrimoni, natura, qualsiasi cosa. Con questa lente si riesce letteralmente a fare qualsiasi cosa, sono molti anni che la uso quando sono in difficoltà e non mi ha mai tradito. Un'ottica che vi mostro, che mi ha regalato tante soddisfazioni in passato ma che ora è un bel po' che non sto più utilizzando, è l'EF 18-15 mm. È una lente fisheye. Non so se riuscite a vedere quanto è bombata questa lente. È una lente particolare perché restituisce appunto quell'effetto
vogliamo chiamarlo effetto GoPro, con quella distorsione molto accentuata, impossibile da ignorare, e nel momento in cui scattiamo a 8 mm diventa proprio un vero e proprio fisheye, nel senso che vediamo solo nella parte centrale del fotogramma mentre tutto intorno rimane completamente nero. È un'ottica che, se da una parte ti dà grande potere creativo, dall'altra spesso non incontra i gusti dell'osservatore, e sostanzialmente questo è il motivo per cui la sto usando via via sempre di meno. Anzi, credo che sia è un anno almeno che non la monto proprio, la sto usando veramente pochissimo ultimamente, ma perché riscontro che nella maggior parte dei casi non riscuote il successo che dovrebbe, non riscuote il successo che io vorrei, e quindi ovviamente nel momento in cui scatti una foto sei condizionato dal parere di chi poi la guarda, e soprattutto dal momento che mi sto dedicando molto alla fotografia B2B, alla fotografia di interni, d'architettura e alla fotografia industriale, una distorsione di questo tipo è assolutamente indesiderata, e quindi ecco che la sto usando sempre di meno. Ciò nonostante è un'ottima lente, e per il fatto di avere un angolo di campo così vasto è una lente che permette di scattare con tempi molto dilatati. Io mi ricordo che con quest'ottica arrivavo a scattare a un decimo di secondo a mano libera con molta disinvoltura, quindi da quel punto di vista può risultare molto comodo, perché si riesce a scattare anche con molta poca luce nonostante sia un'ottica da f4. L'altro amore della mia vita, la meravigliosa 100 mm f2.8 macro. Questa qui è un'ottica di cui ho già parlato in un video abbastanza recente, per cui ve lo lascio linkato in card. Vi ho parlato dei motivi per cui secondo me è molto bello avere una lente come questa nello zaino. Questa è un'ottica che fa letteralmente paura. Contrasto e nitidezza assolutamente superlativi, e la possibilità di mettere a fuoco pressoché ovunque, perché ha una distanza minima di messa a fuoco che si aggira intorno ai 5 cm, quindi possiamo veramente andare in faccia al nostro soggetto e andare a tagliare delle porzioni di realtà così piccole che il nostro occhio farebbe fatica a coglierle. Ovviamente serie L, ovviamente anello rosso, stabilizzata con un selettore di messa a fuoco che ci permette di passare da intero a 0,5 a 0,3, in maniera tale che diciamo alla fotocamera in che range stiamo mettendo a fuoco, e quindi la messa a fuoco sarà tarata e sarà più veloce in base a quello che stiamo facendo. Grazie all'apertura da 2,8 quest'ottica ha uno sfocato meraviglioso ed è in grado di produrre anche degli ottimi ritratti, quindi non è solamente una lente macro. Io la utilizzo per macro, per fotoprodotto, soprattutto in studio, ma anche per ritratti e addirittura per eventi. Prossimamente su questi schermi devo assolutamente ricordarmi di fare un episodio sul 50 mm. Ora, a me non piace il 50 mm, non amo il 50 mm come lunghezza focale, non lo uso mai, nemmeno sulle ottiche zoom su cui ho la possibilità di usarlo, non lo uso mai. O uso il 24 o uso il 105, mi piacciono gli estremi. Quella mezza misura lì, che non è né paesaggio né ritratto, a me non piace proprio. Sarà una questione di indole e anche delle cose che faccio. Mi rendo conto che per fare street photography va benissimo il 50 mm, ma io preferisco non usarlo, perché mi sembra di stare in quella via di mezzo dove non riesco a fare né un particolare né una veduta ampia, e quindi non mi dice niente. Però nel momento in cui lo vado a montare su un sensore APS-C diventa un 80 mm ed ecco che torna a piacermi. Qui abbiamo il 50 mm f1.4 montato su sensore APS-C sulla Canon EOS 700D, una combinazione che utilizzo con grande successo per fotografia di prodotto e ritratto sostanzialmente. Non la uso per eventi perché, essendo un'ottica fissa, non mi dà quella versatilità che durante un evento spesso e volentieri mi servirebbe, però è una eccellente fotocamera per still life. Nel momento in cui la uso con luce controllata posso fregarmene delle debolezze intrinseche di questo corpo macchina e andare a gustarmi solamente l'utilizzo della lente, una lente che ha un'apertura così vasta che riesco a scattare anche con poca luce, visto che si parla di un f1.4. Ora, caratteristica di questa lente è avere una profondità di campo così risicata che la maggior parte delle volte scattare a f1.4 è sconsigliabile. Io non scatto quasi mai a f1.4 perché la profondità di campo è così sottile che si fa fatica a tenere a fuoco il soggetto. È pieno di fotografi, soprattutto su Instagram, che fanno un po' gli artisti e che tengono l'apertura sempre al massimo. Però io ho sempre quell'impressione di avere l'occhio a fuoco e il naso fuori fuoco, l'occhio a fuoco e la bocca fuori fuoco, cioè non è mai tutta a fuoco la faccia del soggetto. Questo può essere un effetto creativo carino in certi casi, diciamo che per il tipo di fotografia che faccio io voglio che il mio soggetto sia a fuoco, non ci sono cavoli, e quindi solitamente anche con un'ottica di questo tipo la uso al
almeno a f2.8, così mi garantisce di avere una messa a fuoco corretta su quello che sto riprendendo. Nel momento in cui faccio still life o ritratto in studio, di solito vado anche a f8, così ho proprio tutta la profondità di campo di cui ho bisogno. Rimane comunque una lente molto molto nitida, essendo una lente prime, e all'occorrenza, se decidiamo comunque di scattare f1.4 in una situazione esterna, avremo uno sfocato meraviglioso, perché questa lente gioca veramente molto forte sullo sfocato e sugli sfondi sfocati con le luci, quindi quello è veramente il punto forte di quest'ottica secondo me. Ci avviciniamo alla fine e vi faccio vedere un'ottica di cui vi ho già parlato, vi lascio linkato il video con la recensione completa. Questa qui è la EFS 17-55mm, un'ottica APS-C incredibilmente costosa che io utilizzo sulla Canon EOS 80D, la utilizzo per tutte le cose di cui vi ho già parlato, quindi questa qui fa letteralmente tutto, è un po' l'omologa APS-C del 24-70, quindi con questa si fa veramente qualsiasi cosa, ci si fanno eventi, ritratto, food, still life, foto corporate, video industriale, qualsiasi cosa, questa lente fa letteralmente qualsiasi cosa. Rispetto alla serie L ha il vantaggio di essere stabilizzata, quindi ha un vantaggio questo, ha lo svantaggio di non essere costruita altrettanto bene, non è tropicalizzata, ha un anello di zoom un pochettino ballerino che ogni tanto zooma avanti e indietro da solo se la incliniamo in certi angoli, però per il resto è un'ottica di tutto rispetto, con una stabilizzazione che funziona bene, che restituisce delle immagini molto molto nitide, una messa a fuoco comunque USM col motore ultrasonico, quindi rapida, veloce e silenziosa. Anche questa, in virtù del suo f2.8, ci fa comunque delle fotografie con uno sfocato molto molto bello, per cui assolutamente ottica da avere se possedete già dei corpi APS-C di vecchia generazione. Non è una lente che consiglio tanto a chi vuole buttarsi sulla mirrorless, perché è un'ottica un po' vecchia ormai, è un po' troppo grezza per essere usata sulle fotocamere moderne a parer mio. Menzione d'onore, un'ottica di cui parlerò in un video dedicato perché qualcuno me l'ha chiesto, questo qui è il 10-18mm, un grandangolo, un ultra grandangolo per APS-C che io ho acquistato tanti anni fa e che uso ancora tutt'oggi perché è una lente molto valida secondo me. I punti forti di questa lente sono fondamentalmente che, applicato su un sensore APS-C, diventa un 16-35 grosso modo, un pochettino di meno, un 16-27, una cosa del genere, però insomma diventa sostanzialmente l'omologa per APS-C del 16-35, ci si fanno le stesse cose, quindi è utile ed è divertente da quel punto di vista. Se vogliamo fare quel tipo di foto ma non abbiamo 1800 euro da investire per prenderci una lente con l'anello rosso e lavoriamo con un sensore APS-C, quindi prendere un 16-35 su APS-C non andrebbe bene perché a quel punto diventerebbe una lente con una lunghezza focale diversa, per cui andiamo a prendere un'ottica di questo tipo per avere lo stesso effetto. Questa è un'ottica che funziona, porta a casa le sue belle foto, difetti ne ha purtroppo, prima di tutto l'apertura, intanto perché è un'apertura variabile, in secondo luogo perché parte da 4.5 e arriva a f5.6, quindi è un'ottica buia, è un'ottica con cui possiamo scattare di giorno, possiamo scattare su cavalletto, non possiamo assolutamente pensare di fare reportage con una lente come questa, cioè non possiamo pensare di scattare di notte a mano libera perché già è buia di giorno, figuriamoci se c'è poca luce. Quindi questo è il più grave difetto di questa lente. Il secondo difetto è che non è una lente costruita con componenti di qualità. Se andiamo a vedere, la baionetta è di plastica e questo per me non rappresenta un grosso problema, perché una lente leggera, questa è leggerissima, cioè non la senti in mano, una lente leggera come questa non ha bisogno di avere la baionetta in metallo, non è quello il problema. Il problema è che è tutta costruita un po' cheap, vetro compreso, e questo poi si riverbera anche nelle immagini che produce, anche nelle lamelle, le lamelle del diaframma. Per esempio questa lente non produce delle belle stelline sui punti luce quando si fa fotografia notturna, a differenza del 16-35 o del 14-35 che hanno delle stelline meravigliose quando si scatta con diaframma chiuso e quando ci sono dei punti luce evidenti. Questa lente non produce delle belle stelline e questo è il motivo che mi ha spinto ad acquistare anche il 16-35 con l'anello rosso, perché io volevo quella qualità nelle mie immagini e questa lente non era in grado di darmela. Per il resto è una lente che si comporta bene, le sue foto le scatta, la nitidezza ce l'ha, la distorsione è molto poca, quindi non è una cattiva lente. Diciamo che su certe cose ovviamente non può competere con l'omologa full frame, perché è ovvio, sennò tutti comprerebbero questa e non comprerebbero più il prodotto di punta. Bene amici, con questo credo proprio che sia tutto, non mi resta che presentarvi, ma non posso farvelo vedere, l'obiettivo EFM 15-45mm, che è quello che sto montando sulla Canon EOS M50 con cui sto riprendendo questo video. È un lentino kit, è l'equivalente del 18-50 che troviamo su tutti i kit APS-C di una volta, quindi è una lente di scarso valore ma di alta performance, perché comunque essendo una
una lente kit, anche questo fa un po' di tutto. Lo fa con un diaframma un po' stritolato, come sempre, perché per farti comprare le ottiche belle ovviamente ti mettono una lente che è un pochettino buia, quindi nel momento in cui vai ad acquistare delle altre lenti poi ti cerchi un f1.4, un f2.8, di kit come sempre ti danno una lente che parte da f3.5 e arriva a f5.6, quindi non una grandissima ottica, però come potete vedere restituisce un'immagine che è pulita, priva di distorsione, con un buon contrasto, una nitidezza tutto sommato accettabile. C'è veramente molto poco da dire su questa lente, è senza lode né infamia a parer mio, e non ve la faccio neanche vedere perché appunto la sto usando per registrare il video. A questo punto io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere fra tutte le mie lenti qual è la vostra preferita, fatemi sapere qual è quella che vorreste acquistare, quella che vi siete pentiti di aver acquistato, parliamo anche delle motivazioni di questi vostri pensieri ovviamente. Vi ricordo che potete seguire il canale se vi interessano argomenti di questo tipo, perché arriveranno prossimamente altri episodi dedicati alla strumentazione, ma non solo. Mettete anche un like a questo video perché sicuramente nel mio parco ottiche ce n'era qualcuna o che non conoscevate o che vorreste a tutti i costi, e a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video.